Allora, Antonio Leconte, del Quotidiano Italiano. Grazie. Quattro indicazioni velocissime per altrettante indicazioni veloci. Tra quello che ci ha raccontato e quello che abbiamo letto a dicembre e qualche giorno fa sul Corriere del Mezzogiorno, non abbiamo ancora capito se si tratta di una ripresa o di un nuovo allestimento. Tra l'altro nessuno di voi lo ha chiarito in maniera precipua. Poi, proprio per questo, capire, sappiamo che i 34 costumi, quell'integrazione dell'opera sono stati realizzati dalla Anna Mod, vorremmo capire gli altri di chi sono, da dove arrivano questi costumi. E poi sulle scene, capire un po' perché sui progetti delle scene ci sono appunto queste immagini di un'opera sempre diretta da lei, andata in scena 3 anni fa al Teatro San Gallo con lo stesso scenografo costumista. E in conclusione, poi mi fermo qui, sapere se questa strategia di affissione selvaggia che avete utilizzato per la sonnambula ha portato i suoi frutti e quindi quanti biglietti avete venduto, non in generale facendoci la statistica, ma per questa opera specifica. Grazie. No, beh, cosa rispondiamo? Dunque, l'affissione selvaggia, non... qual è questa affissione selvaggia? Dunque, ovviamente l'affissione è affidata a una società terza, quindi non so adesso la società terza, non siamo noi, no? È evidente che una fondazione non può fare l'affissione, quindi eventualmente se ci saranno dei problemi poi saranno della società terza. Per quanto riguarda la questione della produzione, della nuova produzione di allestimento, è assolutamente una nuova produzione, nel senso che come sanno perfettamente i tecnici che l'hanno costruita, c'è qui Damiano Pastoressa che è responsabile delle costruzioni, è stata fatta interamente in teatro di nostra proprietà. Io non ho mai parlato con il direttore del teatro di San Gallo, anche se sapevo che lui aveva fatto. Quindi, diciamo, dal punto di vista letterale, è assolutamente una nuova produzione nostra del teatro e della fondazione. Dopodiché, ovviamente, io non entro nel merito delle scelte artistiche del regista, quindi non so dal punto di vista estetico quanto questo sia vicino o lontano da quello che ha fatto a San Gallo, ma questo è per quanto mi riguarda assolutamente un dettaglio. Il regista ovviamente ha la sua libertà artistica, quindi è libero di scegliere se e quanto modificare. Ci ha raccontato il suo percorso, qual è stato. Sarebbe come dire che appunto il direttore d'orchestra che l'ha già fatto, lo sta facendo uguale, quindi non è una nuova produzione, è una cosa abbastanza comica. Mutatis mutandis è la stessa cosa. Quindi ovviamente c'è stato un percorso ed è assolutamente una nuova produzione. Che altro? Per quanto riguarda i costumi, ovviamente, pure questi, San Gallo non c'entra niente, come avviene normalmente nelle produzioni. Ci possono essere dei costumi di repertorio, cioè lo scenografo e il costumista può decidere ovviamente di prendere costumi di repertorio, di andarli a prendere da una discarica, di andarli a prendere qui nei negozi di Via Putignani, sono scelte artistiche. Quindi si possono prendere alcuni costumi di repertorio, se ne possono fare altri. Come sempre facciamo qui in fondazione, ovviamente tutte le produzioni sono fatte rispettando alla lettera le leggi dello Stato, quindi da questo punto di vista mi sembra che la domanda sia abbastanza priva di fondamento, perché ovviamente anche questo rientra totalmente nella libertà artistica dello scenografo e del costumista. Come sapete, all'interno della fondazione non esiste un laboratorio di costumi, quindi normalmente si fanno delle gare per affidare la produzione dei costumi. Poi aveva fatto una domanda in particolare. Volevo, non, ci ha, Sì. non mi ha risposto sulla questione da dove arrivano questi costumi di repertorio, se dalla discarica o da qualche altra parte. Dovremmo chiederlo al costumista, forse. Forse lo chiediamo al costumista. I costumi di repertorio vengono da Anna Mode. Come del resto, quindi è una scelta che abbiamo La stessa fatto. che ha realizzato Non, l'integrazione. anche allora non erano stati realizzati, era stata una scelta, Era repertorio. era repertorio anche dettato da un fattore economico, perché certe volte quando non si ha il budget sufficiente è una scelta un po'.
così necessaria. Era solo sapere se il repertorio corrispondeva a chi ha fatto i nuovi... Una parte, il repertorio è stato fatto da Anna Mode, ho scelto il repertorio da Anna Mode. L'integrazione, i solisti e tutto il nuovo è stato fatto dalla società che e dal costume, sì, che è uscita dalla gara. Quindi... Siccome sui costumi ci sono invece le etichette di Anna Mode, volevamo capire un po'... No, questo forse è dalle foto che avete fatto... Ma lei, scusi, ha visto i costumi? Infatti... Mi faccia capire, lei ha visto i costumi? C'è qualcuno che li ha visti e ce lo ha riferiti. Qualcuno del teatro che lo ha visto e ci ha riferito. E questo secondo lei è un motivo di interesse per in conferenza stampa? Sì. Le etichette dei costumi? Che è la stessa del repertorio... Ma se vi sto dicendo che... liberamente, dal punto di vista artistico, il costumista ha scelto, è libero di scegliere il repertorio, e gli ha detto che è Anna Mode. Apposta, avete risposto perfettamente. Non so come, francamente, perché non credo che lavori nel teatro, ha visto che l'etichetta è Anna Mode e lo scoop sta nel fatto che... No, non è questo lo scoop, altro... Parliamo di cose più importanti e che attengono all'interesse generale. I biglietti, non ci ha detto... Volevo precisare, allora, i costumi di repertorio, c'è l'etichetta di Anna Mode. Ok, il resto sono il costume, giusto? Tutto il resto c'è l'etichetta il costume. Ok, quindi perfetto. È molto chiaro... Sembra normale. E il numero dei biglietti? Ha sicuramente un interesse generale l'etichetta dei costumi, non c'è nessuno. No, è generale il fatto che la gente sappia se si tratta di nuovo allestimento, come ci ha chiarito o ripresa. Invece i biglietti venduti? Quelli per la sonnambula finora? Gli ho detto i biglietti fino a oggi. Venduti. No, quelli della sonnambula, non in generale la statistica. La sonnambula adesso non glieli so dire, poi glieli faremo sapere.